Oggi impareremo a usare Pocket. Pocket è un servizio online che consente di salvare pagine internet durante la navigazione per poterle leggere con calma più tardi. Vediamo a grandi linee qual è l'idea. Io, per esempio, sto navigando su internet col mio browser, sul mio computer, e ho trovato un articolo, in questo caso una ricetta di una torta, che mi interessa, che voglio conservare, voglio leggere dopo, oppure appunto voglio conservare perché voglio poterla usare più volte. Un modo che molto spesso si fa per salvare le pagine interessanti è aggiungerle ai preferiti. Per esempio, io qui sono su Chrome, se io premo questa stellina, faccio aggiungi ai preferiti, io salvo la pagina nei preferiti di Chrome. Cosa vuol dire? Sostanza che vedete che qua c'è un elenco di siti, Chrome salva l'indirizzo e la prossima volta che noi apriamo il nostro browser, in questo caso Chrome, possiamo ritrovare la nostra pagina. Questo sistema ha degli svantaggi perché è legato a un particolare browser e a un particolare computer. Che cosa vuol dire? Che se io mi sposto su un altro computer, o per esempio utilizzo uno smartphone o un tablet, o utilizzo un altro browser, che ne so, Internet Explorer, ecco che la mia pagina che è stata salvata nei preferiti non è più disponibile, quindi non ne posso più leggere, no? Un altro problema è che questa pagina in realtà non viene salvata, cioè non è possibile leggerla se non si ha un collegamento a internet, perché in realtà salvandola nei preferiti il nostro browser si limita a salvare l'indirizzo del sito, cioè questo qua che si chiama URL. Per tutte queste ragioni è molto più comodo, molto più efficace usare un servizio online che si chiama appunto Pocket. Vediamo come funziona. La prima cosa da fare è registrarsi. Si può fare una registrazione se si possiede un account Google Plus oppure con una mail. Basta fornire un nome e un cognome. Io in questo caso fornisco dei nomi fittizi perché poi cancello questo account. Mi registro. La registrazione è molto rapida. Premo su inizia. Vedete che subito mi viene suggerito di collegare il pulsante Pocket. Che cos'è il pulsante Pocket? Io adesso sto usando Chrome come browser. Ogni browser, Chrome, Internet Explorer, Opera, Firefox, Mozilla, eccetera, eccetera, hanno quelli che si chiamano componenti aggiuntivi o add-ons. I componenti aggiuntivi, se non li avete mai usati, sono molto utili perché consentono di ampliare, di aumentare le funzioni del vostro browser. In questo caso esiste un add-on, un componente aggiuntivo, che si chiama Save to Pocket, che, come vedremo tra un attimo, permette di collegare il vostro browser direttamente con Pocket. Se io qui, come mi viene suggerito, premo collega ora, mi viene qui richiesto se voglio installare, aggiungere a Chrome il componente aggiuntivo Save to Pocket. Io ora premo su annulla perché io questo componente aggiuntivo l'ho già installato sulla mia versione di Chrome. Se voi non l'avete, vi invito a farlo perché, come vedremo tra un attimo, è molto comodo. In questo caso basta premere su aggiungi. Se avete un altro tipo di browser, per esempio Firefox o Opera, anche qui esistono dei componenti aggiuntivi. Basta cercare Pocket nell'elenco dei componenti aggiuntivi. Esistono dei componenti aggiuntivi che funzionano nello stesso modo. Per Internet Explorer non esiste un componente aggiuntivo, ma esiste quello che si chiama un bookmarklet. Se voi usate Internet Explorer troverete facilmente, con una rapida ricerca su internet, come si fa a collegare Internet Explorer con Pocket. Ma adesso andiamo avanti. Supponiamo di voler salvare il nostro articolo. Copio l'indirizzo che trovate sulla barra degli indirizzi, quella che tecnicamente si chiama URL, lo copio e lo incollo qua. Faccio salva un URL e incollo qui l'indirizzo. Ora premo su salva. Ed ecco che in un attimo vedete che la mia ricetta di torte di mele è stata aggiunta alle pagine presenti sul mio account Pocket. Tra parentesi, una cosa che non bisogna dimenticarsi: quando vi registrate con Pocket, se usate una mail, dovete confermare il vostro indirizzo. Io ora non lo faccio, no? Si riceve una mail a cui bisogna rispondere per confermare l'iscrizione. Ora io non confermo l'iscrizione perché, come vi dicevo prima, questo è solo un piccolo esempio di utilizzo e quindi non ho nessuna intenzione, diciamo, di confermare questa iscrizione. Però se voi fate un'iscrizione vera su Pocket dovete subito, diciamo,
nell'arco di poco tempo confermare che il vostro indirizzo mail è valido. Ora andiamo avanti. Allora, avete visto come si può salvare un indirizzo? Basta copiarlo, tasto destro, copia, aggiungerlo col più sul sito di Pocket e incollare l'indirizzo. Ma c'è un modo più rapido. Se voi avete installato, come vi ho suggerito prima, i componenti aggiuntivi per Pocket, che ripeto ci sono per tutti i browser, quindi ci sono per Internet Explorer, ma ci sono per Chrome, ma ci sono per Firefox, per Opera, eccetera, eccetera, c'è un modo più veloce. In questo caso io, senza copiare e incollare niente, ho la mia pagina, tasto destro, vedete che c'è scritto nell'elenco, si chiama menu contestuale, Add Page to Pocket Queue, basta che lo premo e automaticamente la mia pagina viene salvata in Pocket. Cioè non ho dovuto fare nulla, ho dovuto semplicemente premere il tasto destro e scegliere Pickpocket dal menu contestuale, Add Page to Pickpocket. Da un browser all'altro questo comportamento può essere diciamo un po' differente. Questo è, diciamo, come funziona Chrome. Se voi usate Firefox, usate Opera, usate Internet Explorer, in alcuni casi non ci sarà il tasto destro, ma ci sarà un pulsantino qua che bisogna premere per salvare l'articolo su Pickpocket. In ogni caso, diciamo, è sempre piuttosto semplice, ma in realtà Pocket consente di fare molto di più di quello che vi ho fatto vedere adesso, perché si possono trovare facilmente delle app per Pocket. Basta cercare Pocket Read Later, per esempio, per Android. Se usate un dispositivo Android, per esempio, su Google Play trovate facilmente un'app che è questa, che potete installare sul vostro smartphone, sul vostro tablet, dove volete voi. Con questa app potete sia salvare molto facilmente degli articoli per poterli leggere più tardi, semplicemente copiando un indirizzo, premendo un pulsante, ma potete anche leggere sul vostro tablet o sul vostro telefonino gli articoli che avete precedentemente salvato in Pocket. Ora vi ho fatto vedere l'esempio di Android, ma anche su altri dispositivi potete facilmente trovare un'app dedicata a Pocket. Addirittura su sugli e-reader della famiglia Kobo esiste già preinstallata una sorta di programmino, un'app. Se voi possedete un lettore di ebook Kobo, potete collegare questo lettore di ebook con il vostro account Pocket e tutti gli articoli che voi salvate in Pocket li potete più tardi leggere sul vostro lettore di ebook. È una comodità notevolissima, perché primo, gli articoli vengono formattati, cioè vengono ripuliti dei contenuti. In questo caso no, perché è una pagina speciale, perché c'è scritto che vedete che può essere visualizzata solo sul web, ma normalmente gli articoli salvati sono riconvertiti in formato Pocket e vengono salvati offline, cioè è possibile leggerli anche senza un collegamento a internet. E inoltre, come dicevo prima, vengono riformattati, cioè ristrutturati, in modo da essere adatti al dispositivo su cui li leggete. Cosa vuol dire? Che se li leggo su un lettore di ebook piuttosto che su uno smartphone, le dimensioni dei caratteri e la disposizione delle immagini e del testo vengono adattate in modo da rendere la lettura il più comodo possibile sul dispositivo che state usando. Quindi, riassumendo, Pocket è uno strumento molto utile che vi consente di suddividere, di salvare il contenuto in internet su Pocket e di poterlo poi leggere su qualunque dispositivo. Ci sono cose ancora più raffinate, per esempio Pocket ha quello che si chiama qua il tag, cioè io posso aggiungere i miei articoli un tag, cioè un'etichetta. Per esempio io posso aggiungere questo articolo ricetta, in modo tale che in un secondo tempo sia molto facile trovare tutti gli articoli che sono stati etichettati con ricetta, e quindi sul vostro account di Pocket potete salvare argomenti diversi. Per ogni argomento mettete un tag diverso ed ecco che con grande semplicità voi potete suddividere la vostra raccolta di articoli e potete leggerla con calma in qualsiasi momento. Per oggi è tutto, vi saluto, alla prossima!